Già, la vita è bella, e se non fosse con Fin così lo hanno già scritto, il suo potrebbe avere lo stesso titolo, anche perché presto lo abbiamo visto all'opera. Ma la storia è cruda e forte, una rinascita travagliata per poter abbracciare la squadra del paese al comunale di Nova Feltia, la casa, il tempio storico dove si è toccato l'apice con la categoria promozione, ma anche il fondo con la sparizione. La favola continua a crescere, il libro si riempie di pagine che narrano ai più piccini il tempo che fu. Il libro si tinge di giallo e di blu come i colori tradizionali del club. Il giallo rappresenta la rinascita e i momenti dettati dal massimo splendore agonistico. Il blu, il fondo, anche il buio pesto del serie magari nelle note disposte nel fondo pagina, quasi a tradurre quelle parole che nessuno conosce oppure non vorrebbe neppure sentir nominare. Il giocattolo, chiamato pallone, potrebbe aprire nuovi orizzonti ai ragazzi del futuro, ma anche a chi ha vissuto con la squadra, né bene né male, a pieno regime. Quello stadio, posto dietro la piazza, al centro del paese, rappresenta la costruzione del Nova Feltia Calcio, ma riporta alla memoria anche quel torneo Città di Rimini, vissuto circa 40 anni fa. Nell'entroterra di Rimini venne scelta la piazza di Nova Feltia, dotato di un impianto con illuminazioni, quindi pronto per ospitare gare notturne, ma forse nessuno avrebbe mai pensato che quella luce potesse essere così forte tanto da richiamare l'attenzione di formazioni come Milan, Fiorentina, Lazio e per l'appunto Rimini. Ebbene, il calcio a Nova Feltia fu anche questo. Chi c'era quella sera oggi può permettersi il lusso di raccontare di aver visto Franco Baresi, allora giovane capitano del Milan Primavera, e Mauro Tassotti, capitano della Lazio Primavera. C'è chi si è appropriato anche del marchio Sacchiano, dicendo che il Milan Mondiale abbia mosso i primi passi proprio al comunale. Ma questa è altra storia. In mezzo anche Rimini, città a 30 km da Nova Feltia, che è tornata a calpestare quel terreno proprio a distanza di 40 anni. Il Rimini, che in Valmarecchia era tornato solo per svolgere nella vicina Santa Catafeltia il raduno estivo, il portarlo di conseguenza a giocare nuovamente da queste parti il 30 dicembre, rappresentava più di un'impresa, un vero regalo a tutta la cittadinanza e ai protagonisti della vittoriosa cavalcata che ha visto la formazione gialloblu riemergere dalle sabbie mobili per riapprodare in prima categoria. Alcuni giovani, proprio in forza al team di guerra, hanno anche indossato la gloriosa maglia ultracentenaria biancorossa. Nella fattispecie parliamo di Lorenzo Fraboni e Riccardo Bettini, ma da queste parti ce ne sono stati altri che hanno preso anche il volo per mete più importanti, come il portiere Poerio Marcella, il Serie A Pistoiese nella stagione 80-81 e Massimo Melucci, protagonista per tante annate in Serie B. C'è da dire che c'erano anche due ex dirigenti del Nova Feltia che hanno disputato le giovanili nel Rimini, ovvero Claudio Bartoletti e Federico Rossini. Dai campioni storici come Saltutti a quelli recenti, da Matri, passando per Floccari, Andanovic e tanti altri campioni sotto la gestione Bellavista, chi è rimasto? Solo lui, Adrian Ricchiuti, che con il suo italiano dotato dall'essere romagnola e argentina ricorda sempre: io mi sento riminese. In effetti, al momento della ripartenza del Rimini dalla Serie C alla Serie D, Adrian ha lasciato questi colori per alcune stagioni, accettando l'offerta che passa una sola volta in carriera, specie se arriva in età avanzata, ovviamente in termini di giocatore, a 30 anni e poco più. Il Catania, guidato da Montella, Simeone, Mihalovic e un gruppo di argentini a fare da chioccia all'interno di uno spogliatoio che in verità sono dei risultati stratosferici e imprese uniche, fece ruttare più di una volta l'Etna. Per lui, l'apice quel pomeriggio in cui a San Siro riuscì con l'amico Maxi Lopez a fermare il Milan sul 2-2, la notte magica in cui il Catania strapazzò l'Inter di Mourinho per 3-1 e la Juve all'Olimpico per 1-2. Ai giocatori biancorossi è stato richiesto un breve intrattenimento con i piccoli campioni gialloblu, poi il via alla sfida che rappresentava un'emozione per un paese che racchiude la comunità massima dell'Alta Valmarecchia. Infine, un terzo tempo tra le due squadre per poter approfondire il dialogo tra le due dirigenze e toccare con mano il tanto progetto caro al proprietario Giorgio Grassi e responsabile del settore giovanile Walter Berlini. Se Grassi ad inizio anno prefissava il motto «un altro calcio è possibile», a Nova Feltia si è preferito toccare con mano quanto detto dal patron biancorosso: dal sogno alla realtà, di abbracciare i Rimini è stato possibile.